Se vi state chiedendo cosa io faccio vestito in tuta da moto con un Duke 790 in officina di domenica mattina alle 7:30, sì signori, ci avete beccato, perché oggi con questa bestia andiamo a fare gli amatori della domenica e in pista ci andiamo in moto. Allora signori, pronti? Via! Ho finalmente un po' di aria fresca andando, perché per fare tutte queste cose ho sudato come un tacchino. Perché ho questa moto? Perché dovreste aver visto il reel che ho fatto su questo oggetto qua, che tra l'altro vi lascio il link in descrizione per andare a vedere che cosa fa. È fondamentalmente un apricancello, tu schiacci e lui ti apre il cancello, evita il fatto che ti devi togliere lo zaino, che devi scendere dalla moto, che devi trovare il telecomando nelle tasche. E questo problema ce l'avremo oggi andando in moto in pista, perché a casello bisognerà tirar fuori, togliersi i guanti, cerca il portafoglio, metti la tessera, tutto un casino così. So che esiste il telepass anche per le moto, giustamente, ma io non ce l'ho perché non ci vado mai. Comunque, avevo fra le mani questa moto e ho detto: non l'ho mai fatta quella di andare in pista con la moto, e questa mi sembra proprio la moto adatta. Che moto è? Una KTM, lo avrete capito, ma adesso andiamo a Branduzzo che ve la faccio vedere. La pista più importante del nord Italia, quella dove quasi tutti noi piloti del nord abbiamo messo le ruote, ovvero Castelletto di Brands Hatch. Io comincerei da questo. Ci hanno strappato gli adesivi. Scherzo, questa è la pellicola protettiva. La moto è quasi nuova. KTM Duke 790, non ne avevo mai guidata una e devo dire che è molto bella. Me ne ero già reso conto venendo qui, però anche guidando in pista devo dire che mi sono divertito. Allora vi spiego un po' come la moto. Innanzitutto partirei con il motore, che è classico bicilindrico di KTM. Questo, se non sbaglio, adesso non sono informatissimo, non dovrebbe essere l'ultimo modello recentissimo. Mi sembra che l'ultimo sia l'890. Però come motore da utilizzare, cioè sotto ha una schiena veramente incredibile. Ovviamente in alto fa un po' più fatica, anche se comunque la moto viaggia, eh. Complici anche i rapporti un po' corti. Quarta bella tirata sul rettilineo di Branduzzo, che non è lunghissimo. La moto nell'utilizzo stradale è già morbida di suo, figuratevi in circuito, quindi bisogna guidare molto,
molto morbidi, non si può aggredire il freno e non ho molto angolo di piega perché le pedane sono molto basse, quindi bisogna stare attenti, ma tanto abbiamo delle gomme stradali. Angelo, inquadrale bene perché senza inganno sono le gomme stradali. Infatti l'unica cosa che ho appena fatto, ovvero la pressione, l'unico attrezzo necessario se si viene con una moto del genere è il manometro. Ho abbassato un po' le pressioni perché giustamente lavorando a caldo pressione sale alle stelle. Io direi che il limite della moto lo abbiamo già trovato, perché essendo una moto stradale non possiamo esagerare troppo, però ci sono due cose che possiamo fare. Adesso mi sono portato un set di brugole, facciamo l'altezza delle leve del freno e poi ci facciamo prestare una 8 e una 10, alziamo la leva del cambio che è troppo bassa, non ci arrivo. Scusate, per caso avete una 10 e una 8? Grazie mille. Abbiamo chiesto in prestito delle chiavi perché venendo in moto non mi potevo portare niente. Allora, la leva è molto bassa, le pedane le tocchiamo molto facilmente, quindi angolo di piega bisogna stare un po' attenti. Adesso alziamo la leva perché non ci arrivo proprio. Guarda qua che spettacolo! Non esagererei. Questo è tutto fatto a occhio buco del culo, cioè non c'è nessuna misurazione. Bene, leva del cambio fatta, tra l'altro la moto ha il cambio elettronico a salire che funziona molto bene e frizione in discesa, quindi normalissima. Questa deve venire via, ci sarebbe anche quella sotto. Olè, così non ci facciamo strappare gli adesivi da nessuno. Non ci avrei scommesso una lira che era così divertente, te lo giuro. Stamattina sono venuto e ho detto: vedrai che faccio una cagata. Bellissimo, mi sono divertito in maniera esagerata. E togliere i controlli, togliere il traction, serve sì, serve no, la cosa più invasiva è l'ABS, però bravi KTM, perché l'ABS nella modalità supermoto ti permette di mettere la moto di traverso e avere sempre l'ABS, cioè quindi tipo traverso mega controllato, cioè meglio, magari chi fa il pilota poi riuscirebbe a controllarlo ugualmente, però così diciamo che c'è sempre una bella sicurezza. L'unica cosa da stare attenti è un po' tipo sulle buche, perché sulle buche dove c'è lo sconnesso l'ABS va un po' in palla e Branduzzo delle volte c'ha dei punti dove se ci passi proprio sopra la buca va un po' in palla. Comunque abbiamo vinto il duello con le super sportive. Oh, comunque non l'ho chiusa la gomma, è vero, manca ancora un millimetro, però il problema qua è il limite sulle pedane, non è colpa mia, io ci andrei più giù. Anzi, già tengo i piedi proprio non su, cioè sulle, cioè dove dovresti tenerli, li tengo proprio tutti dentro perché sennò struscerei di brutto. Qua. Ah, vedi? Qua sì. È vero, freno l'ho gratto, cazzo. Il cambio no, perché l'ho alzato. Il cambio avendolo alzato non lo struscio. Però grande modifica quella di alzare il cambio. Anche le leve bomba, ti sta molto meglio in sella. Comunque questa è la moto anti Mazzuoli, non si può fare niente. Forcelle, sospensioni, niente, non si tocca niente. L'ammortizzatore non ha nemmeno le regolazioni. Lo fai trovare. Cosa? Ti fai male? Non c'è l'altezza. Il papi numero uno. Anzi, tra l'altro facciamo la clip al volo, io devo andare a far benzina. Al benzinaio qua fuori, non ho parole, veramente. Ma no, mi basta, dai. Aspetta, Riserva carburante. No.
fa benzina. Riconosciuto dagli occhi. Ciao, grazie. Ciao. Sono a far benzina che, sai? Sono venuto a fare la giornata con la moto. Bel pieno e vai. Basta. Tornare a casa. E cos'è che avevo sotto? Le Maxis. Spettacolo. Comunque adesso mi sono accorto che l'ammortizzatore ha il precarico regolabile, però forse meglio così, così avessi dato tanto precarico avremmo caricato ancora più davanti, peggio ancora. Già davanti era morbidina. Bene, gonfiamo. Bel 2.6. Ciao.